Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young. We'll be right back.
Signori e signori, ragazzi e ragazze, caro pubblico, buonasera e benvenuti a In Piazza in Piazza! Benvenuti, benvenuti a tutti. Io mi chiamo Fabio, sono un acrobata di circo e questo è il mio spettacolo di arte di strada. Non sono uno di tante parole, la mia specialità è il circo, quindi senza altre parole metto un po' di musica e cominciamo con il primo numero. Signore e signori, grazie mille a tutti voi per essere qui con me stasera. Caro pubblico, grazie mille per gli applausi. Come vi dicevo, non sono uno di tante parole. Ciao, sono Fabio, vengo da Roma, ho 29 anni, faccio l'acrobata, grazie caro. Bene, dicevo, quello che avete appena visto è un salto mortale. Per voi sono stati 2 secondi della vostra vita. Breve, intenso, spero. Io ci ho messo 4 anni a impararlo. Questa è la vera difficoltà del circo, che io mi chiudo in palestra per 4 anni per fare una cosa difficilissima che per voi dura 2 secondi. E allora come faccio a farvi capire che è difficile, che è bello, che è appassionante, che è avvincente? Non lo so, perché non sono un attore. Fossi stato un attore vi avrei emozionato, avrei fatto un salto mortale forse piangendo. E invece no, ve lo dico, signori e signori, il salto mortale è difficile! Grazie troppo buoni, ma non è così facile. Mio padre diceva, vedere cammello, vedere soldi. Quindi, io ora rifaccio un salto mortale. Vi prometto di non farmi male e subito dopo voi fate un applauso forte, fortissimo, infinito, gigantesco, ma subito dopo. Così io mi sento contento e capace del mio lavoro. Un po' di rumore, per favore. L'applauso dopo! Il rumore si fa con la bocca. Senza il pubblico l'arte di strada non esiste. E difatti i signori di là se ne vanno. Ciao. Bene, il prossimo numero, signori, è un numero di magia. Mi esibirò nella sparizione del pubblico. Come si fa a far sparire il pubblico? Bene, è una tecnica collaudata da decenni dagli artisti di strada. Mi basta dirvi che lo spettacolo di strada si basa sul supporto del pubblico e che alla fine dello spettacolo passerò il cappello e mi chiederò i soldi. Normalmente a questo punto metà del pubblico fa questo gesto qua. E non è per niente carino, lasciatemelo dire. La cosa più brutta è vedere qualcuno che ha apprezzato, che ha riso, che ha applauso, che si vergogna di stare lì. Che fa, oh mio Dio, ma cosa fa quello? Mi chiede i soldi! Oh, che plebeo! Oh. No, non funziona così. Funziona che se avete veramente apprezzato, rimanete fino alla fine, anche se non volete dar niente. Alla morte! Esatto, bravo! Fino alla fine. E supportate, se non con i soldi, con una stretta di mano, con un abbraccio, con un sorriso, con un calcio. Quello che volete. Signore e signori, metto nuovamente un po' di musica e andiamo subito avanti con il prossimo numero. Grazie a chi è rimasto.
è un tesoro. Però dopo ce ne sono altri! E io non mi esibisco più fino a domani. Però adesso potete pagarmi! Signore e signori, io sono Fabio e vengo da Roma. Questa è la mia ruota. E questo è il mio secchio, che è più grande di un cappello. Bene così? 5 euro. Non vi dico niente, se siete qui vuol dire che sapete già come funziona. Pensate solo questo. Quanto vale per voi un quarto d'ora passato a ridere e ad applaudire? Signore e signori, sono Fabio, vengo da Roma. Ci rivediamo domani per chi vuole. Il mio secchio è qui. L'ultimo applauso è per voi, ma non ve ne andate, perché dopo ci sono altri spettacoli. Grazie a tutti!